Una presenza importante, quella del ministro degli interni Luciana Lamorgese a Termoli per la firma del patto di legalità per la realizzazione del raddoppio ferroviario della Termoli-Lesina, un primo passo per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione di opere pubbliche. Il rischio di infiltrazioni è sempre dietro l'angolo, ma va fronteggiato con un'azione sinergica tra tutte le istituzioni e il patto di legalità è uno strumento nato per scongiurare questo rischio. Credo che far sentire la presenza dello Stato in un momento così importante per il nostro Paese e in una occasione così unica che è quella dopo tanti anni della nuova, la nuova tratta, mi credo che sia davvero importante, soprattutto per quelli che sono tutti i controlli che ne faremo in materia di antimafia, per consentire che poi tutte le iniziative vadano nel miglior modo possibile. Un accordo stipulato tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle opere pubbliche, a sottoscriverlo il ministro, il prefetto di Campobasso Antonio Cappetta, il prefetto di Foggia Carmine Esposito, la dottoressa Vera Fiorani, amministratrice di Ferrovie Italiane, e le host di categoria. Presenti il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il presidente della regione Donato Toma e in collegamento da remoto il presidente della regione Puglia Emiliano. La tratta ferroviaria Termoli-Lesina è importante per lo sviluppo delle aree interne del Molise e porta innumerevoli benefici dal turismo al commercio, ha sottolineato il governatore Toma. Il sindaco Francesco Roberti ha ribadito di mantenere alta la guardia e lavorare insieme per difendere una regione, come quella del Molise, ancora incontaminata. I lavori dovrebbero partire entro luglio, ha dichiarato l'amministratrice delegata di Ferrovie dello Stato e ha detto che il protocollo sarà uno strumento che l'azienda inserirà in tutti i contratti d'appalto, anche in quelli in corso. Noi dobbiamo raggiungere degli obiettivi di sostenibilità, di carbon neutral. Il modo per farlo è spostare merci e persone con ferrovia, è uno dei modi importanti per farlo e quindi bisogna fare in modo che le linee siano sufficienti per reggere questo incremento del traffico.